Prontissima. Prego. Buonasera o buongiorno, insomma, ovunque voi siate. Naturalmente siamo sempre qua con Mimosità e me, Lombardi nel mondo. Io sono Katie Carraffa e lui è Daniele Marconcini. Proseguiamo con le nostre meravigliose interviste a personaggi della cultura, politica, società civile, arte. E ora abbiamo un'altra bellissima e graditissima ospite che è Maria Rosaria Pugliese. Lei è di Napoli ed è una scrittrice. Quindi benvenuta, benvenuta Maria Rosaria. Noi siamo naturalmente a Milano e Daniele è a Mantova e quindi uniamo mentalmente, diciamo così, l'Italia e questo modo Cavoletta. comunque di comunicare, no? Che in questo periodo è così tanto utilizzato che però va benissimo. Quindi parleremo del tuo libro, del tuo ultimo libro che è un noir. È sempre diciamo così, con la casa editrice Feli Editore, quindi comunque ringraziamo ancora, io ringrazio Patrizia di Adesh Comunicazione per avermi dato il tuo contatto e naturalmente questa intervista andrà su tutti i social, su YouTube, sul canale Mimose Time e Lombardi nel Mondo e naturalmente poi insomma su Facebook, ovunque potremo condividere. Allora, benvenuta Maria Rosaria Pugliese e dicevo Grazie. ultimo romanzo, tra l'altro ha un bel titolo perché è già molto chiaro, perché omicidio ad alta quota e quindi questo omicidio, tra l'altro, appunto avviene addirittura in volo Sì. per New York e insomma la protagonista, diciamo, diciamo così, la donna che viene uccisa è una stilista, quindi siamo in un ambiente del lusso, del successo, quindi della moda, quindi assolutamente molto molto glamour. E voglio appunto chiederti subito come mai hai deciso di ambientare il tuo romanzo in questo contesto. Allora, ciao Ketty, ciao Daniele e buonasera a tutti e grazie per l'opportunità, grazie anche a Patrizia naturalmente dell'Ardèche per l'opportunità di questo spazio su Mimose Time. Beh, omicidio ad alta quota, il titolo già dice tanto, è una stilista perché è una donna, viene, cioè voglio dire un uomo, pardon, è un uomo, Josafat Gori. Viene avvelenato su un volo di linea che è partito da Milano e diretto a New York. È uno stilista famoso che, di origine toscana, però, che vive da molti anni a Milano, dove ha fondato con due soci una casa editrice. Oh, scusate, questo è proprio lapsus freudiano, ho detto editrice, casa di moda! Mi è venuta. Casa di moda importante che è divenuta sempre più famosa, tant'è che si sta recando in America per una serie di eventi, di interviste legate appunto alla moda. E Josafat Gori viene avvelenato ad alta quota, cioè in volo. E naturalmente l'indagine ricade sulla questura di Milano, che è partito da Milano, un aereo di linea. E la prima cosa viene, che, insomma, da rilevare che viene affidata questa indagine ad un commissario che è aerofobico, che non prende l'aereo, non l'ha mai preso, non vorrà mai prenderlo, appartiene a quella categoria numerosa, se vogliamo, di persone che non amano volare, hanno paura di volare. E quindi già sembra un paradosso, no? Che un omicidio, una beffa, insomma, ci riecheggia pure un po' la legge del contrappasso alla fine, che debba per forza occuparsi di un caso di omicidio, di avvelenamento avvenuto ad alta quota, cioè sull'aereo. E poi naturalmente, tu mi chiedevi perché ambientarlo a Milano, se non sbaglio? Sì, Beh, diciamo che appunto in questi giorni stiamo parlando tantissimo con persone che ambientano i loro romanzi o comunque le loro storie partendo proprio da Milano, no? È vero che poi comunque Milano è la città della moda, quindi è logico che ma questo, vedi, quale location migliore della capitale della moda per ambientare un giallo in cui c'è la moda? Perché già dalla prima pagina si apre proprio con l'avvelenamento dello stilista e quindi il mondo della moda, le fashion week, che io le seguo, quindi non poteva avere questo romanzo un'ambientazione diversa. Ed Però essendo poi. partenopea, signora, con il caffè, Il avvelenato caffè. con il caffè, no, perché? Con una bibita che gli servono, Ah, immagino, ecco. in prima classe. No, non è specificato. Non si sa. Non si sa. No, ma non viene proprio detto. Non viene detto. Comunque,
insomma, siamo attenti a quello che beviamo quando andiamo in aereo. Questo sì, è un suggerimento che mi quando sento di... prenderemo gli aerei finalmente. Quando li prenderemo, è certo. Li prenderemo. Tra l'altro, appunto, tu hai vissuto anche a Milano. No, a Milano io non ho mai, la conosco, ma... la conosco bene. Io ho vissuto a Vicenza. Io sono napoletana, diciamo, ho vissuto a Napoli quasi sempre, escluso un periodo che per lavoro mi trasferì a Vicenza. A Vicenza? Vicenza, sì, una bella città d'arte, ricordo bene quel periodo. E Milano la conosco, ma non ci ho abitato mai. Prima, quando venivo con una certa frequenza, l'Expo, poi dopo le fiere del libro ai Navigli, quest'anno non ci siamo proprio mosse, insomma. Certo. La conosco. E i luoghi che ho richiamato nel romanzo li ho visti tutti, eh? C'è, per esempio, viene rimarcato molto la zona dei Navigli, che mi piace, perché c'è quell'atmosfera un po' bohemiana, un po' retro, quelle osterie, poi la casa dei Lamerini. Quindi oggi ho messo una foto su Facebook con Alda Merini, quindi devo dire che c'è qualcosa nell'aria. Ma quello che ti volevo chiedere è, visto che tu in questo romanzo parli proprio di successo, di glamour, però all'interno del romanzo c'è anche un altro aspetto che esce, che è quello della solitudine. Molto. Perché vedi, è proprio questo. Il mondo della moda è un mondo dorato, no? Noi vediamo le passerelle, insomma, il lusso, appunto. Però naturalmente ha delle zone d'ombra. È un po' come tutti gli ambienti. E quindi il nostro commissario, che poi è meridionale, insomma, è De Santis, si trova catapultato in un mondo che è appunto così, di luccichini, di passerelle, di lusso anche, insomma, però dietro il quale sì, ci sono insomma tante cose, c'è tanta solitudine sicuramente. Tra certo. Poi c'è la competizione, perché l'indagine naturalmente lo porterà in questo mondo ovviamente. Certo. È un'indagine alla Peter Falk, visto che è magari uno molto pratico, va in un mondo scintillante, si presenta in soprabito o... No, il commissario De Santis non ama i paltò e soprattutto non ama i cappelli. C'è proprio un siparietto con la moglie che poi è milanese, perché è fatto sposare una milanese. Lui sta a Milano da tanti anni, ha una figlia adolescente nata a Milano e la moglie appunto vorrebbe che si coprisse il capo, no? Infatti c'è proprio un siparietto che vanno a comprare un cappello e in realtà... niente gli sta bene col bacco, no, qua così sembra un rapinatore, no, sembra John Wayne, insomma escono dal negozio comunque senza cappello. Non lo prende il cappello? Non lo prende, perché lui ha una capa fresca, vedi come gli chiama Anna, lui vuole tenere, i napoletani non amano i cappelli, sai. E quando vedi in giro Borsalini, non so, baschi, cose da, insomma, copricapo, vuol dire che fa proprio tanto freddo. Perché proprio lì, perché non amano mettere... E quindi di fronte a questo mondo c'è anche una certa ironia, però, partenopeo, sì. No? Sì, soprattutto quando fanno questi siparietti marito e moglie, perché lei è proprio milanese, lei è della Lomellina, e lui è, io l'ho fatto nascere ad Atrani, che è un paese piccolissimo vicino a Amalfi, quindi lui è salernitano, non napoletano perché ci sono tanti commissari napoletani, quindi è voluto. Quindi però, insomma, è meridionale, però si è inserito nel contesto lavorativo e anche sociale poi di Milano. Però ogni tanto c'è qualche siparietto. Ce n'è uno molto simpatico sulla nebbia, che lui ovviamente non sopporta, non è abituato. E poi lui chiama nebbia anche un po' di foschia, insomma, dice la nebbia, il nebbione in realtà. Ma anche la nebbia non c'è più, Maria Rosaria. Non c'è neanche più, lo so. Ma la moglie dice, ma tu non sai proprio che cos'è la nebbia, la conosco io. Ecco che appunto da ragazza, quando andavamo a scuola, era divertente perché venivamo inghiottiti da questa bolla, no? E noi bellissimo. Ragazzi ci divertivamo. Allora lui dice, ma come facevate ad orientarvi? Insomma, gli sembra una cosa. E dice, ma no, perché intanto era
ci scatenava la fantasia il fatto un lampione, per esempio, prendeva l'immagine, non so, di una persona, di un elfo, tu non hai idea come era divertente la nebbia fra le... E quindi è bella sta cosa, perché fa questo, insomma, panegirico. Allora ecco, qui si vede il contrasto, lì dice no, ma io la temo, perché quando venivo a trovarti, quando erano ancora fidanzati, quando mi immergevo a un certo punto sull'autostrada che attraversavo dei banchi di nebbia, avevo paura, perché avevo, dice lui, l'impressione che la nebbia entrasse nell'abitacolo, nella macchina addirittura. Ma quindi tu hai lavorato molto sul rapporto tra marito e moglie, quindi già il commissario... Sì, io lavoro molto sui contrasti e quindi sui paradossi, e vedi, lo stesso fatto, omicidio ad alta quota, il commissario era fobico. Però un omicidio in alta quota comprende anche una descrizione di quello che succede su un aereo. A me è capitato uno che ha avuto un mezzo infarto, scatta una procedura, arrivano le hostess, si tenta la rianimazione, c'è un atterraggio d'emergenza, si arriva a New York, che succede? No, qui non dicono nulla. Quando accertano la morte dello stilista, in effetti lui viaggia in prima classe, ci sono poche persone, chiudono la cabina, gli altri in economy non se ne accorgono proprio di quello che è successo, e il comandante rivela questa, la morte, perché all'inizio non si sa neppure come sia morto, perché i sintomi sono quelli dell'infarto, no? E quindi viene detto a New York, e già il giorno dopo la notizia rimbalza in Italia, a Milano, e già i giornali titolano lo stilista Joseph Tagori morto in aereo, insomma. Quindi, però no, la scena dell'avvelenamento non dà poi... No, viene composto in prima classe, viene interdetta ovviamente a tutti gli altri, e poi dell'omicidio, della morte prima viene detto, perché poi, ripeto, poi ci sarà un'indagine, eccetera, viene detto quando arrivano a New York, e la notizia arriva in Italia il giorno dopo. Ma quindi poi tornano in Italia in pratica? Cioè con la, sì, con poi la... va bene l'indagine, il commissario aerofobico non andrà, insomma, a New York. No, l'indagine spetta all'aereo, un aereo di linea italiano, e anche la vittima italiana, e quindi spetta appunto a Milano, perché poi era decollato da Milano. Quindi no, poi lo stilista torna in un'urna, insomma, perché poi viene cremato, e l'indagine si svolge tutta a Milano. Però c'è stato il caso, scusa, di uno stilista che è morto negli Stati Uniti, un omicidio. Versace. Quindi, ad esempio, la cosa interessante sono le reazioni di quando muore una figura, no, uno stilista. Cioè, non parlano solo magari i giornali, diciamo, nazionali, il Corriere. Si scatena il gossip, si scatenano i giornali femminili, i giornali di costume, no? Poi Versace, nei paraggi della sua villa, fu assassinato. Proprio. Quindi la descrizione della reazione di questo mondo, no? Avrà considerato nel libro la descrizione di come parlano di questo omicidio non il giornalista noir, ma il mondo che girava attorno. Sì, è un mondo però che comunque tiene molto alle apparenze, quindi non è che dicono moltissimo, anche i soci, no? Perché lui aveva due soci in Italia, e sono due personaggi ambigui, e naturalmente vogliono mantenere una facciata, diciamo, di rispettabilità, insomma, non si parla, naturalmente sconvolge anche la casa di moda che si chiama Mondial Glamour, e anche tutti gli addetti, tutto, però viene sempre con una patina, ecco, come dire, appunto di una patina dorata che copre il tutto. E sta il commissario poi sollevare. Quindi non è andata da Barbara D'Urso, non ha messo D'Urso. Per favore, No, lei sa che abbiamo dei noir che finiscono, no, in televisione, e ultimamente per anche... Favore. È una mia concittadina, ma non mi... No, sa, era per farle magari più pubblicità. Lei sa che ormai...
No, ma non solo da Barbara D'Urso, guardi, in ogni trasmissione, io ho la televisione sempre accesa, sempre, sempre, però non è che la vedo tutto, insomma, così sento, no? Poi se c'è una cosa che mi interessa mi soffermo. E in ogni trasmissione, non solo dalla D'Urso, c'è un VIP, no? Anche un calciatore, che ne so, uno sportivo, un conduttore, che presenta un libro. Che poi in questo periodo hanno scritto moltissimo, eh? Ma infatti, guarda, è proprio quello che sta succedendo in questo momento, perché quello che volevo proprio dirti è questo. Durante il lockdown, no? Molte persone si sono chiuse in sé, no? Invece gli artisti, fortunatamente, hanno trovato anche una vena creativa in più, no? Rispetto anche certo. all'argomento. Quindi tu come l'hai vissuto il primo e il secondo lockdown? L'ho vissuto con più leggerezza, devo dire adesso la situazione pesa, ma è anche proprio l'aria che è diventata più pesante. Il primo, cosa vuoi, la novità, insomma, io osservo tutte le regole, faccio una vita monacale proprio adesso, però ecco, marzo, perché noi il virus è venuto un po' più tardi rispetto su, noi lockdown è scattato il 6 marzo, lo ricordo perfettamente. E beh, scusa voi, c'era poi l'aspettativa dell'estate, poi si diceva che a settembre probabilmente no, saremmo stati fuori, così pure ipotizzavano. Per cui io l'ho vissuto, certo, come novità, perché beh, qui Napoli era diventata Beirut, insomma, anche dove abito io in piazza con le mitragliette, perché tu lo sai, noi abbiamo un governatore molto severo, devo dire io sono per la linea del rigore, e quindi niente, per me era tutto nuovo. Ora questo secondo lockdown, periodo, diciamo, c'è la stanchezza. Obiettivamente nessuno sta vivendo bene, perché i limiti adesso si fanno sentire. Certo. Ma quindi a te non sta scattando l'idea di scrivere ancora qualcosa di questo argomento? Ma non sul Covid, mi sono, sì, ho scritto, io scrivo quasi insomma tutti i giorni, però ho scartato l'argomento, non, no. Scrivono poco. Tutti. Ha descritto almeno il mondo della moda, le modelle, la vita delle modelle? Sì, la vita? Sì, come no? Perché vedi, adesso io non posso dire molto, ma poi c'è anche un altro omicidio di una modella. Allora è una scia di sangue? No, due. Beh, insomma, no. Dai, ci siamo anche limitate. Due, perché poi ogni noir che si rispetti c'ha più di un delitto, eh? Ma lei scrive in modo cinematografico, diciamo, nel senso che uno vede le immagini o è molto più introspettivo? La scrittura emotiva, introspettiva. Io vedo, è la prima volta che scrivo noir e ho scritto romanzi di tutt'altro genere, però mi sono voluta cimentare in questo genere giallo, perché la scrittura è anche sperimentazione, e mi è piaciuto creare l'intreccio, il movente, perché poi la stesura di un noir è completamente diversa dalla stesura di un romanzo di altro genere, perché naturalmente ci sono dei requisiti imprescindibili, ci devono essere gli omicidi, almeno uno, insomma, se no, perché giallo non è noir. Uno più, c'è l'indagine, c'è la figura del commissario, c'è, come dicevo, il movente, cioè ci sono dei paletti che bisogna rispettare. E il finale è il problema di quando uno deve finire sto romanzo noir. Cosa? Il finale non lo possiamo dire. No, non lo diciamo, ma c'è stato un tormento, no, nel finale, no? Ah, allora, io l'unica perplessità proprio che ho vissuto, l'ansia, perché poi mi scrivere piace, quindi alla fine, siccome era la prima volta che scrivevo un noir, pensavo alla fine che fosse troppo trasparente la trama, diciamo troppo ingenua. Allora cosa ho fatto? Questo è divertente. Io faccio leggere tutto quello che scrivo a un mio amico lettore, un lettore attento, che io chiamo il mio lettore zero. Ecco, mi ha detto che zero. Io ogni cosa che scrivo lo dal per avere un giudizio, insomma, quando ancora il dattilo scritto. Allora, quando ho finito il giallo, la mia perplessità era che fosse troppo facile, troppo ingenuo trovare. Scontato. Allora, sì, perché era la prima volta che mi accingevo alla costruzione di.
e l'ho data appunto a questo lettore zero. Ovviamente gli ho detto che era un giallo, ma solo questo, nient'altro. Poi cosa accadeva? Che gli telefonavo quasi tutti i giorni per sapere se lui avesse, insomma, scoperto qualcosa. Allora, lo chiamavo, gli dicevo, no, sono a pagina 50, no, ma è ancora, no, non ho capito ancora, insomma. Poi lo richiamavo dopo 2 giorni, sono a pagina 80, e diceva, no, molto l'enigma, sì, ma dicevo, tu hai qualche sospetto? No, 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 niente ancora, perché hai seminato tanti di quegli indizi che io non ho capito ancora. Allora si andava avanti così, pagina 100, 120, 150. Lui mi diceva, no, io sì, ho un sospetto. Arrivò alla fine quasi della lettura, mancavano poche pagine. Gli dissi, beh, allora insomma, hai capito chi è l'assassino o gli assassini? Allora disse lui, dice, sì, io mi sono fatto un'idea e disse un nome, ma non era quello. No, allora io ebbi, ecco, proprio la, come dire, diciamo la certezza di aver scritto un giallo, perché l'avevo depistato, avevo fatto un intreccio, che lui poi il lettore è attento, non aveva pensato a tutt'altro. Allora No, io. allora, quindi il tema di un noir è scoprire chi è l'assassino o c'è qualcos'altro? Perché se uno fa una sorta di puzzle a Giallisti, chi Sherlock Holmes. ama il genere è sicuramente scoprire sì, l'assassino. Poi, poi guardi, quando si legge, quando si ama leggere, si legge tutto. Perché io la prima volta che ho scritto noir, ma io ne ho letti tanti. Quindi, e questa cosa, questa perplessità che mi aveva accompagnato, diciamo, poi si risolse perché lui disse: no, tranquilla, non è affatto semplice. Ecco. E siccome io al mio lettore zero do molta fiducia, quindi. Ma intanto tu sei su Facebook, dove ti possono trovare i nostri amici o amiche che Allora, vogliono. sì, c'è la mia pagina, Maria Rosaria Pugliese, è la, diciamo, la bacheca personale, insomma, il profilo. E poi io ho aperto quella bacheca, ce l'ho da 10 anni, sono su Facebook. Poi ho aperto 2 anni fa una pagina letteraria, Maria Rosaria Pugliese Page, però ti devo dire che, vabbè, 2 anni ancora rispetto all'altra, però è meno seguita. Per cui, non so, io sì, scrivo, però vedo che mentre la mia bacheca è molto seguita, perché mi scrivono, vogliono sapere, però sulla letteraria ci vanno poco. Per cui io, questa cosa mi dispiace un No, po', insomma. intanto vi facciamo pubblicità perché poi comunque questo video andrà su tutti i canali social, Grazie, naturalmente, sì. YouTube rispetto proprio a Mimose Time e Lombardi nel mondo. Poi andrà su Facebook e poi metteremo anche il link, quindi lo faremo girare bene, quindi ti Grazie. taggeremo, come si dice in gergo, e poi comunque ti ringraziamo veramente perché secondo me è molto accattivante, quindi invitiamo Ma, tutti. mi spiace che difficoltà tecniche che abbiamo avuto, farò meglio, ma perché oramai dobbiamo servirci anche di questi mezzi, no? Di queste, ma sai, per me io chiaramente non si vede, non appartengo alla generazione digitale, devo partire sempre da zero, scaricare la piattaforma. A Napoli, io sono a Milano, Daniele a Mantova, abbiamo unito l'Italia e intanto ci E vedrò in questo che è lo scopo della scrittura, l'incontro. Quando mi chiedono perché per il libro è una forma di aggregazione, vedi? Come dici tu, Signora, noi abbiamo manca la creato. tazzoncella di caffè, però, per unirsi, quello che ci manca. Che Lì però dovremmo dice? vederci di persona, Daniele. Ma provvederemo presto. Con Proveremo piacere. presto. Intanto, Maria Rosaria, veramente grazie, è stato un bellissimo Ok, incontro. grazie a te. Io ne sono stata felicissima proprio di aver parlato. Ripeto, mi perfezionerò un poco come tecnica, ma soprattutto devo creare un set, perché vedi qui al buio, come se il quadro storto, La insomma. pettinatura è perfetta, signora. No, ha il Insomma. capello perfetto, per cui già lì.
più che altro fare una bella luce che ti vada un po' sul viso, così ti illumini di mezzo. Questo è una cosa un po' da perfezionare, perché ci dovremmo avvalere sempre più di questi mezzi, è inutile, certo. Chissà quando possiamo tornare in presenza. Speriamo appunto di vederci magari ad una tua prossima presentazione dal vivo, quindi in presenza. Era in programma, sai, che ti impegna. Guarda che il mio libro Omicidio è uscito a gennaio, io sono riuscita a presentarlo a Napoli sul filo il 16 febbraio e per fortuna, almeno nella mia città, insomma, fu una bellissima presentazione. Poi avevo un calendario, dovevo andare a Sorrento, poi c'era la Fiera di Torino, Milano, insomma, ma il 17 già marzo dovevo presentarla alla Mondadori, poi chiusero i battenti e io sono rimasta. Speriamo che l'anno prossimo riusciremo a presentare il libro, magari facciamo una presentazione insieme a Milano, dai, così. Ma ci organizziamo. Perché dai, a Milano ci vuole, perché voglio dire, cioè, la location del libro, insomma, era nei miei, però purtroppo tu lo sai quello che è accaduto, ci siamo dovuti fermare tutti. Comunque, grazie ancora a me, Rosaria Pugliese. Grazie. Arrivederci. Un figlio ad alta quota e andate in libreria ad acquistarlo. Grazie ancora. Grazie. E scaricatelo pure. Più possibile, Frigli Editore. Grazie amici, grazie, della vostra gentilezza. Ciao Ketty, ciao Daniele. Ciao, chiudo, ragazzi. Chiudo, ciao. Vado.